Buongiorno a tutti quanti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è giovedì, giovedì 5 novembre, siamo già a novembre. Sono appena tornata, questa mattina diciamo che l'ho avuta libera, dopo vi racconto magari meglio cosa è successo, libera poi per così dire, però ne ho approfittato per andare a prendere una cosa che ho ordinato da Decathlon perché è uscito un nuovo decreto, probabilmente nel weekend adesso saranno chiusi i centri commerciali, così quindi insomma non evitare di... Insomma, ho approfittato stamattina, sono andata con mamma e ho recuperato una kettlebell che ho comprato, dato che in negozio ormai non c'è più niente, l'ho acquistata e poi sono andata a prenderla. E già è costata tanto, purtroppo da quando c'è stato tutto questo ammaradam del virus, la gente ha iniziato ad attrezzarsi di più per allenarsi a casa e hanno alzato tantissimo i prezzi. Cioè, una kettlebell da 20 kg, il mio ragazzo l'anno scorso l'ha pagata 25 euro, io 50 euro. Ho fatto questo investimento, non sono una che gli piace spendere soldi così, però sicuramente è una cosa che vado a utilizzare per gli allenamenti a casa. Niente, quindi sono andata a recuperarla, ho fatto un giretto con mamma al centro, il Merrill di Bologna, non so se qualcuno lo conosce, comunque è tutto all'aperto e almeno ho preso un po' d'aria perché insomma stanno sempre in casa a lavorare, non mi è proprio... E il weekend scorso praticamente non sono uscita, quindi ne ho approfittato per un po' d'aria finché si può. Un giretto, siamo andate in negozio per animali, ho preso un po' di cosette per Yuki e per piccini perché non si trova tanto da mangiare per i gattini in giro, quindi proprio nei negozi specializzati invece si trova. Sono passata da casa, io non ce la faccio, volevo... A me piace abbastanza fare shopping, però ho detto tanto adesso lavoro da casa, non si può più neanche tanto uscire, non ha senso sprecare soldi per lo shopping di vestiti, però una magliettina l'ho presa, una magliettina che insomma è carina, insomma per stare in casa, ecco, cioè sarebbe per uscire, però insomma non ho preso chissà che cosa, 10 euro, adesso ve la faccio vedere, l'ho presa solo perché mamma è voluta entrare da Alcott, io non ci volevo entrare, mamma è entrata, io l'ho seguita, che devo fare? Poi invece sono entrata da casa, che io amo le cose per la casa, e ho detto, tanto, dovendo stare in casa lavorando con i social, è una buona... Cioè, ho bisogno di attrezzatura carina, ho preso un piatto, mi è piaciuto tantissimo, avrei voluto prendere qualcos'altro, però mamma mi ha tirato via. Dopo pranzo comincio a lavorare, oggi, vabbè, mezza giornata, così. E niente, ora vi faccio vedere le cose che ho preso. Stato divertente perché quando la tipa mi ha portato la kettlebell al Decathlon mi fa: cavolo, è pesantissimo. Faccio: sì, sono 20 kg. Fa: ma se vuoi tieni il carrellino, vai fino alla macchina e poi vabbè lo riporti. Cioè, no, no, la prendo in braccio, tanto se mi alleno per questo e non riesco a tirare su una kettlebell, madonna, porta tutto sto pacchetto fino alla macchina, per fortuna l'abbiamo messa vicina e poi l'ho portata su, per fortuna ho l'ascensore e niente, quindi con la kettlebell. Faccio vedere il piatto e la maglietta. Questo è il piatto. Cioè, io amo queste cose. Mamma mi ha guardato e ha detto: e io, ma come, non ti piace? È costato 8 euro, non è neanche troppo rispetto agli altri. È un po' particolare, è semplice, però insomma mi piacciono tantissimo queste cose. Seguo un po' di pagine di home decor, insomma, che vendono tutte queste cose qua. E tipo gli ho scritto un sacco di messaggi: se vuoi collaborare con me, inviatemi qualche prodotto, vi prego. Non mi hanno mai calcolata. La maglietta, anche questa qui, molto semplice, è abbastanza morbida, però è un tessutaccio, cioè. Ed è così. Larga sotto. In realtà ho preso un XL. Un XL perché volevo proprio una cosa larga. Cioè, è una roba molto... molto molto basic. Chissà se si vede qualcosa. Si allarga così, copre un po' il culetto, che a me piace, quelle che sono un po' larghine, che coprono un po' qui sotto, così quando indosso i leggings, insomma, sto un pochino più coperta e non sto proprio con la chapas di fuori. Comunque, nel video di oggi non voglio farvi vedere tanto quello che mangio perché vedo che, cioè, l'ultimo video non è stato molto calcolato, è un What I Eat in a Day solito. Quello ancora prima era What I Eat in a Day, è stato molto visto volentieri e quindi io non capisco bene. Oh,
Quindi oggi non vi faccio vedere quello che mangio, è una giornata semplicemente insieme a me, ma magari ci passa anche un attimo di cibo, però ecco, e chiacchieriamo, fate vedere queste cose e poi vi faccio vedere anche il mio allenamento e sì, poi boh, vi faccio vedere quello che faccio, cioè non che sia chissà che cosa, però vabbè, vi porto con me. Sono quasi le 3:30, io sto già lavorando dalle 2, sto creando delle grafiche con Canva per LinkedIn e perché adesso c'è la possibilità anche su LinkedIn di fare le storie e stiamo cercando di capire come sfruttare al meglio per gli annunci di lavoro e sto creando quindi un po' di grafiche. Andata via, mi sta dando fastidio. Tra poco mi vado a fare un bel caffè, però. Bene, non parlo più. Mi sono andata a preparare un caffè, quasi le 4, e volevo dirvi un attimo perché, insomma, questa mattina non ho lavorato, ho avuto la mattinata libera, tra virgolette, perché praticamente, ricordate che nello scorso video ho detto che non ero in ospedale per il Covid e non è venuta a mancare, ecco, non ce l'ha fatta e ce l'aspettavamo perché comunque aveva già di suo problemi ai polmoni e in 2 settimane più o meno. La situazione poi è peggiorata e tutto quanto, quindi la cosa che più mi ha fatto incazzare, arrabbiare, piangere è stato il fatto che, non mi ricordo se l'ho già detto nello scorso video, comunque vabbè, lo ridico, il fatto che non ha potuto vederci per un anno tutti quanti, perché lei ha 3 figli, e sono i miei zii con i miei cugini, ha visto solamente mio padre un po' negli ultimi mesi. E poi non ha più potuto vedere queste ultime 2 settimane. Poi comunque là dove si trovava nella casa di riposo, tra la situazione del Covid, ci poteva andare solamente una persona alla volta, quindi ci andava sempre mio papà. Quindi la cosa che più mi ha distrutto proprio è il fatto che non abbia potuto vederci, che sia morta sola in un ospedale freddo. Poi sicuramente capisco che gli infermieri, i dottori abbiano talmente tanti pazienti che non è che puoi stare con ognuno di loro così tanto accanto come ci può stare un familiare. E quindi proprio, cioè sicuramente lei lo sapeva benissimo che sarebbe morta di lì a poco. Sono riuscita però almeno a sentirla un'ultima volta, la settimana scorsa. Era molto molto agitata, impaurita e mi ha fatto veramente tanta tenerezza. Adesso non piango perché ho già pianto tanto. Stamattina ho visto anche la bara. Credo fosse la prima volta che, insomma, solo nei film ho visto le bare.
e mi ha toccato veramente tanto, quindi sono preferito non guardarla più a un certo punto. Conto solo per tenervi un attimo aggiornati, dato che vi avevo buttato comunque la questione così. E niente, quindi insomma, questo è quello che mi ha fatto molto arrabbiare. Penso che mi rimarrà sempre qua come cosa il fatto che sia stata da sola tutto questo tempo. E non solo mia nonna, tantissime altre persone, soprattutto insomma anziani, stanno morendo da soli. Una brutta situazione. E anche una cosa che mi ha toccato molto è il fatto che ci siamo trovati stamattina con i miei zii, i miei cugini, che abbiamo accompagnato la bara. A un certo punto io ho iniziato un po' a piangere, perché appunto la visione della bara mi ha toccato molto, e ho cercato un po' di nascondermi. Mia zia si è avvicinata e si stavano un po' avvicinando tutti quanti, e ho detto no, no, state lontani, perché appunto abbiamo comunque evitato di toccarci fra di noi, di baciarci, stavamo sempre con la mascherina e tutto. E quindi anche questo qui mi ha toccato veramente tanto come cosa, il fatto che comunque si è tutti uniti in quel momento per la morte di un familiare, però non ci si può neanche sostenere fisicamente. È molto brutto, devo dire. Oggi abbiamo parlato poco di cibo, a parte le tagliatelle che bisognava farvele vedere, e vi voglio far vedere anche questa cosa qua. Non si può non far vedere. Eccoci qua finalmente all'allenamento di oggi. Yuki è già pronta, è la mia personal trainer, è qua davanti, la coda. E lei sta sempre con me quando mi alleno, va matta per il tappetino più che altro, ci si fionda sempre sotto, dentro, inizia a diventare pazza. E niente, prima ho provato un pochino a tagliarle le unghie. Era molto ringo, quindi un po' se l'è fatto fare. Poi ho iniziato a capire cosa stava succedendo. Dove stai andando? Ma ti pare? Pensa di scendere da lì. Comunque, ora facciamo un bel allenamento. Perché non ne posso più di stare seduta. Anche perché io passo quasi tutta la mia giornata seduta. Comunque, tra i pasti in cui mangi seduto, lavoro, poi dopo cena sto ancora al PC perché gioco con i miei amici, quindi. E niente, quindi cerchiamo un po' di scioglierci. Allora, l'allenamento di oggi prevede upper, quindi la bella kettlebell che ho preso per gli squat. Non riserva un fico secco, però possiamo sempre fare una prova. Perfetto, ora facciamo un bel.
Sono le 9:15. Ho fatto la doccia, ho cenato prima, ma non vi ho fatto vedere la cena perché oggi non è un What I Eat in a Day. E niente, spero vi possa essere interessato. Adesso ho appena inviato il report della giornata al mio capo, perché dato che sto a casa cerco comunque di far vedere quello che faccio. E redigendo un report a fine giornata, scrivo tutto quello che faccio. Infatti, in giornata lo tengo aggiornato e scrivo sempre tutto quello che faccio, così non mi scordo. Io adesso gioco un po' al PC e poi basta. Ah, sapete che ho iniziato a vedere Teen Wolf? Perché su TikTok è spammato tantissimo dei gran video di sto Teen Wolf. E quindi ho detto, vediamo. Adesso sono ancora la prima stagione, tipo le prime 3 puntate. Però si vede che sono ancora piccolini i tipi. Quindi insomma devo un po' aspettare che prenda piede. Quindi insomma, un po' così. E noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti con un mi piace anche.